Il cane nero è tornato a Mantova. Il cane nero di Camilla Fa è un cane ritratto su un dipinto, forse di datazione dei primi decenni del Seicento, anzi probabilmente proprio di quel periodo. Con l'intervento di restauro è comparso un cane nero che è stato nascosto non si sa quando, con libri che sono stati dipinti proprio per oscurarlo, per nasconderlo. Camilla Fa, nata nel 1599 a Casale Monferrato, divenuta damigella della corte del Gonzaga, sposò in nozze finte e poi contestate nel 1616 Ferdinando Gonzaga. Non si parla solo del cane nero, ma ad esempio anche della presenza dei due enigmatici ritratti di bambini. Bambini che sembrano a prima vista essere lo stesso bambino, ma in realtà sono bambini diversi, con delle differenze somatiche, delle piccole differenze. Il libro è edito dal Circolo Culturale Marchese del Monferrato di Alessandria e lo si può trovare scrivendo ad astilibri.it. È un'iniziativa che è nell'ottica dei legami da rinsaldare fra la città di Mantova e Casale di Monferrato. Fra queste due città c'è un legame storico e culturale molto importante. Nel tempo sono state messe in campo una molteplicità di iniziative finalizzate a incentivare scambi culturali e quindi proprio per questo motivo questa iniziativa trova luogo qui nell'atrio degli arcieri del Palazzo Ducale a sottolinearne l'importanza. Cinzia ha scritto questi libri vedendoli dal punto di vista giornalistico. È molto interessante, molto piacevole. Io li ho letti molto volentieri, dove si svela il cane nero. Cane nero che è stato ritrovato qui a Mantova, perché nella fase di restauro del quadro è venuto fuori che non c'erano questi libri, questi volumi o queste cose appoggiate sul tavolo, ma c'era un cane. I Gonzaga continuano a riservare sorprese, sempre.